Avvocato Revice aveva altre domande sul pubblico ministero. Conclusione dell'esame. Prego, sì, allora presidente. Chiudiamo così anche testa suo, quindi chiudiamo con lei. Esatto. Prego. Prefetto, voi aveste notizia della presenza del dottor Giovanni Falcone la sera successiva all'omicidio alla Camera Ardente al commissariato San Lorenzo? No, io non lo so questo particolare che non so, avvocato. Aveste notizia della presenza del dottor Falcone al funerale del poliziotto Agostino il 10 agosto? L'ho sentita sui giornali, però ripeto, l'ho visto perché ai funerali di Agostino c'era... Lei era presente? Tutti. Sì, sì. E si ricorda di averlo visto? Sì, sì. Vi interrogaste, lei, il dottor La Barbera, l'ufficio della squadra mobile, sulle ragioni di quella presenza del dottor Falcone? Ma insomma, l'omicidio di un poliziotto, fra l'altro in quelle circostanze, assieme alla moglie eccetera, è un fatto eclatante per Palermo. È un fatto eclatante per Palermo ed era, dico, non soltanto lo vedevo io, ma dalla ricostruzione dei fatti è un omicidio di mafia. Bene. E quindi lo ritenevo che fosse doveroso per il dottor Falcone essere presente. Però le faccio una domanda. Per manifestare la vicinanza verso le forze di polizia, insomma. Però le faccio una domanda. Lei dice si vede dalle immagini del funerale, però si vede pure che non c'era presente il dottor Sciacchitano, che pure era il PM titolare delle indagini. Quindi ci sarà stato un motivo specifico? Ve lo chiedeste, lo verificaste? Presidente, posso anche essere immagine parziale. Ma non lo sono posti, dico, non ci fosse tanto che la domanda... Lei sa allora se fosse presente il dottor Sciacchitano ed eventualmente perché, se lo sa, perché no? No. Questo colloquio con il dottor Falcone, lei ha detto avvenne dopo la scomparsa di Emanuele Piazza? No, prima. E quindi se riusciamo, diciamo, prima. Rispetto all'attentato alla Daura, che è un fatto certo... Sì, stiamo parlando di novembre 89. Ah. Tra l'altro ci troviamo assieme al dottor Falcone per altre indagini, ecco, abbiamo parlato le faccio una domanda. Lei si è occupato della raccolta delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia? Sì, ho fatto i riscontri. Ma partecipava agli interrogatori? A volte sì, altre volte no. Chi gli svolgeva gli interrogatori? Ma lui come magistrati, interrogato presso lo SCO a Roma. Come magistrati? Come magistrati era il dottor Falcone, fondamentalmente. E in quel periodo, nell'immediatezza della collaborazione di Francesco Marino Mannoia col dottor Falcone, doveste svolgere attività relative a contiguità di esponenti della polizia con l'organizzazione con esponenti di Cosa Nostra? No, per le dichiarazioni di Marino Mannoia, come atti delegati della procura specifici, non mi ricordo, no, ma non penso. Le faccio una domanda specifica su un soggetto, sì, dottor Vincenzo Speranza, lei ricorda se fu attinto da dichiarazioni di Marino Mannoia? Ma quello non fu proprio per le dichiarazioni, fu un fatto successivo, diciamo, non nel corpo delle dichiarazioni rese subito, fu successivamente, insomma. E col dottor Falcone? Allora, il dottor Falcone le parlò di Francesco Marino Mannoia a proposito del omicidio del poliziotto Agostino? No, a me no. Quindi non sa se, se Marino Mannoia aveva reso dichiarazioni sul punto? No, a me no. Non ne ha avuto contezza? No. Va bene, ho terminato, Presidente, grazie. Va bene, grazie dottore, si può accomodare. Pubblico Ministero. Buongiorno, prefetto. Sì, Presidente, ci è stato detto che è arrivato Piazza Giustino e vorremmo sentirlo, avvocato. Signor Piazza, buongiorno. Buongiorno. Dovrebbe mantenere la mascherina. Io non sento. Dicevo, dovrebbe mantenere la mascherina, signor Piazza. Sì. Me la metto. Se la dovrebbe mettere. Poi non mi... Lo so, lei ha ragione, ma capito, il fatto è che il microfono deve essere usato poi da tutti, purtroppo non abbiamo mezzi molto... Mi tolgo gli occhiali perché sì, altrimenti... Sì, assolutamente, a me dispiace
Allora, signor Piazza, buongiorno. Lei è Piazza Giusto o Giustino? Come? Lei è Piazza Giusto o Giustino? Io sono Giustino. Giustino, si chiama Giustino. Giustino, io l'ho chiamata Piazza Giusto, ho sbagliato. Piazza Giustino. Allora, io la devo avvisare che lei oggi è testimone. Lei mi sente? Mi sente, signor Piazza? No. E come faccio? Perché io già sto gridando. Allora, lei oggi è testimone. Sì, testimone. E il testimone deve dire la verità. Deve dire la verità. Perché la legge punisce i testimoni che non dicono la verità. Io sono un avvocato, per cui... Vabbè, a maggior ragione. Conosco quindi sa quali... benissimo la perfetto, situazione. Perfetto. Allora, signor Piazza, vuole leggere la formula quella di rito, di impegno? Questa qui, sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci vuole dare le sue generalità, signor Piazza? Sì, sono Giustino Piazza, avvocato. Nato a Palermo il 15 marzo 1932. 32. Sì. Signor Piazza, in questo momento ci sono anche le riprese visive. Lei vuole essere ripreso o dice no, preferisco non essere ripreso? No, niente, non mi interessa. Può essere ripreso? Sì, non ci sono problemi. Pubblico Ministero, la domanda? Ma Presidente, noi abbiamo fatto acquisire tutto, cioè mi rendo conto che non avete il tempo di leggerle materialmente. Dico, farei semplicemente le domande all'avvocato Piazza sul rapporto, cioè se vi è stato un rapporto tra il figlio e il capitano, l'allora capitano Grignani. Ha sentito? Se c'è stato un rapporto tra suo figlio e Emanuele, mio figlio se permette Pubblico Ministero, perché forse siamo più vicini. È l'allora capitano Grignani. Grignani. Ah, Grignani. Esatto. Sì, so di sì. E che tipo di rapporti erano? Sì. Che tipo di rapporti erano, avvocato? Ma erano... So che... che mio figlio aveva dei rapporti amichevoli con lui, ma non so altro, diciamo. Senta, sa se suo figlio si rivolse al Grignani al fine di avere un aiuto per rientrare nei ranghi della Polizia di Stato? Si era rivolto per che cosa? Per rientrare in polizia. Sì. Non so se si è rivolto a Grignani, ma so che Emanuele ha tentato di rientrare in polizia e non gli è stato concesso. Lei, questo glielo dico, è stato acquisito questo verbale, per cui glielo faccio solo per aiuto alla... non capisco, non sento. Alla memoria. Un attimo, avvocato. Il 30 di ottobre del 1997, lei, pagina 2, ha detto: in un'occasione Emanuele mi disse di aver interessato il capitano Grignani al fine di avere un aiuto per rientrare nei ranghi della Polizia di Stato. È probabile, non glielo so dire. Dico, ma alla fine abbiamo acquisito il verbale. Sì, so, dico, una volta che non viste ricordavo. Anche le difficoltà del test, perché... Come? Quindi lei, diciamo, aveva già riferito... Io sapevo che c'era un rapporto... Sì, no, però del 90... Un rapporto fra Emanuele e il capitano Grignani. Le dico, nel 97, quindi quando forse ancora lei magari la ricordava un poco meglio la cosa, lei aveva dichiarato che Emanuele si era rivolto al capitano Grignani per rientrare in polizia. È possibile nel questo? Nell'87, sì. Lei nel 97 lo ha dichiarato. Questo è quello che c'è scritto nel verbale che abbiamo acquisito. Quindi è possibile che sia così. È probabile. È così. Va.
Presidente, io mi riporto a quello che abbiamo acquisito. Grazie, pubblico ministero. Le parti civili. Avvocato Repici. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Avvocato, suo figlio Emanuele in che anni svolse attività nella Polizia di Stato? Non lo so con precisione, ma perché prima lui quando è entrato in polizia poi è passato nei servizi di sicurezza del Presidente della Repubblica. E poi successivamente rientrò in polizia, mi pare che a Roma, alla questura di Roma. E le chiedo se ricorda chi fosse il suo superiore, il dirigente dell'ufficio presso cui lui prestava servizio a Roma. No, non lo so. Lei lo ha mai conosciuto, il dottor Luigi De Sena? Come? Lei ha mai conosciuto il dottor Luigi De Sena? Non riesco a... Se lei conosce il dottor o ha conosciuto il dottor Luigi De Sena? No. 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 Quindi non sa se suo figlio Emanuele avesse avvocato, rapporti... non l'ha conosciuto. Sì, di persona. Non lo so. No. Non lo so. Non lo sa. Sa se quando suo figlio era in anche servizio... su questo, mi scusi avvocato, dico, anche su questo, dico, è chiaro che magari ad una certa, considerato anche il tempo passato, nel 97 il test, l'avvocato Giustino Piazza ha dichiarato riguardo alla documentazione consegnata in data 14/6/97. Ma parliamo dell'87. No, 97 sono le sue dichiarazioni, avvocato. Ah, ecco. Posso affermare De Sena Luigi, di cui al reperto 3, non so quale sia, ma comunque sulla persona, dovrebbe essere un appartenente ai servizi segreti, ritengo un alto funzionario. Può essere che lei quindi di nome lo avesse sentito, questo dottor De Sena? Perché nel 97 ha detto, penso che sia un alto funzionario dei servizi segreti. Guarda, non se lo ricorda, vabbè. Non lo so. Io capisco, dal 97 sono passati diversi anni già. Sì, Presidente, per chiarezza, la mia domanda non era sul periodo in cui il dottor De Sena era in servizio al SISDE, ma era in servizio come dirigente della squadra mobile di Roma. Mm-hmm. Lei ha mai saputo se quando suo figlio era in servizio nella Polizia di Stato a Roma, alla questura di Roma, aveva rapporti col dottor Gianni De Gennaro? Beh, io so che il dottore De Gennaro non era molto stimato da mio figlio Emanuele, questo solo so. E questa cosa lei da chi l'ha saputa? Come? Lei da chi l'ha saputo che suo figlio Emanuele non stimava il dottor De Gennaro? Beh, perché parlando con Emanuele ho ricavato questa sensazione. Ma le ha detto dei fatti specifici per cui lui non lo stimava? No, non lo so. Presidente, nessun'altra domanda, grazie. Grazie, avvocato. Le altre parti civili? Nessuna domanda. Avvocato Scozzola? Nessuna domanda. Possiamo licenziare il test, pubblico ministero? Non ci sono altre domande? Ma... Sì, a lui sì. Non so, solo su questo. Sì, buongiorno. Lei è? Buongiorno. Lei è? È Andrea Piazza.
signor Piazza, io devo avvisarla che lei oggi viene sentito come testimone e il testimone ha l'obbligo di dire la verità. Devo avvisarla, sì, che la legge punisce testimoni falsi e testimoni reticenti. Legga quella formula. Sì, consapevole della responsabilità giuridica e morale che assumo con la presente che mi impegna a dire tutta la verità, non nascondo nulla di quanto è mia conoscenza. Ci dia le sue generalità? Sì, Andrea Piazza, nato a Palermo il 22 dicembre 1967. Residente? In Palermo, sempre di via residente, via Spina Santa 210. Pubblico Ministero? Sì, grazie Presidente. Ah sì, scusi, la solita domanda. Guardi, signor Piazza, ci sono in questo momento delle riprese di... Sì, autorizzo nel caso... Non ci sono problemi, prego. Signor Piazza, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Le volevo fare poche domande perché abbiamo acquisito i verbali a sua, cioè che lei ha firmato. Su questo poi chiedo conferma al pubblico ministero, emergere dagli atti, ci sono in atti già anche le sentenze irrevocabili relative alle... No, queste avevamo intenzione, Presidente, di farle acquisire alla fine dell'esame. Io le ho portate. Le abbiamo portate? Vabbè, poi lo verificheremo. Insieme credo a quelle che riguardano siano indicate Madania nel fascicolo per il dibattimento. Se c'è già. Ora lo vediamo. Dottore, intanto Cotto, andiamo avanti. Dottore Cotto, buongiorno, perché non c'è. Va bene, va bene, signor Presidente. Non facciamo convenevoli, non è questo il momento. Allora, signor Piazza, io le volevo chiedere se a seguito, prima di tutto, premessa, lei aveva un rapporto, perché il fatto che foste fratelli può non essere rilevante, avevate un rapporto stretto con suo fratello Emanuele? Sì, confermo in tal senso, sì, perché avevo una cognizione diretta degli avvenimenti riconducibili a Emanuele, anche per quanto riguarda, per esempio, faccio l'esempio del cane, ero l'unico che si occupava del cane di Emanuele perché avevo un rapporto stretto che era di condivisione quotidiana, tante volte, sicuramente settimanale, e ci alternavamo anche con i mezzi perché avevamo una macchina e un motore che ci scambiavamo reciprocamente, col tutto che lui era residente a Serracavallo, quindi insomma avevo con lui una frequentazione assidua come fratello, che poi disgraziatamente è venuta a meno nel tempo. Senta, le volevo chiedere una cosa, suo fratello aveva rapporti con un certo capitano Grignani? Sì, confermo sotto questo aspetto, mi ricordo peraltro, credo di averlo in precedenza esplicitato, che innanzitutto Emanuele conosceva anche il fratello del capitano Grignani che si chiamava Roberto, che conosciamo da tempo, io peraltro l'ho pure assistito per quanto riguardava un giudizio di recupero, ero opposizione a decreto ingiuntivo eccetera eccetera. Quindi il capitano Grignani è stato, credo, se non sbaglio, cioè a prescindere dal fatto che ho anche una cognizione di questi avvenimenti, perché poi c'è anche una cognizione poi acquisita processualmente tutte le vicende, comunque in ogni caso è stato anche il trade union dell'attività di Emanuele nell'ambito dei rapporti con il SISDE, servizi segreti. Sì, cioè era la persona di suo riferimento all'interno, sì, del SISDE? Sì, sicuramente sì, nel senso che lui aveva dei contatti quando fu la posizione di Emanuele nella prima fase, come è accaduta in tutte tante vicende, è stata assolutamente disattesa, quindi ci furono delle dichiarazioni in tal senso che rappresentavano che fosse al di fuori dei rapporti col SISDE. Poi ci fu una comunicazione formale del prefetto Malpica, ma dopo tanti mesi, sto parlando in ambito di ottobre, rispetto alla scomparsa di Emanuele che risale a marzo 1990, quindi dopo circa 6-7 mesi. Questo peraltro ha assolto anche la funzione, come dire, anche dal punto di vista investigativo, di penalizzare l'attività investigativa, perché determinati riferimenti che potevano essere funzionali all'attività di indagine in quel caso sono stati disallineati a quello che si poteva fare, che si poteva accertare. Quindi ci fu questo riconoscimento ufficiale successivamente e conseguentemente quindi il suo rapporto col SISDE era ufficiale. E di mia cognizione diretta che il Grignani fosse la testa di ponte anche
dei rapporti stessi. Peraltro mi ricordo che quando è stato ascoltato in sede dibattimentale, lo stesso Grignani confermò la circostanza che la lista dei latitanti, perché fatto sta questa attività era quella anche di cercare latitanti eccetera, era stata da lui stessa consegnata, redatta, e poi c'era pure un'altra lista dove riportava anche dei riferimenti dei premi legati all'attività investigativa, sempre da lui, se non sbaglio, redatta personalmente e consegnata a Emanuele. Senta, quindi le faccio una domanda specifica. Sì. Le informazioni che aveva suo fratello le passava al capitano Grignani? Questo non lo so, nel senso che aveva rapporti con lui. Poi ecco, questo riguardava aspetti... Io glielo chiedo perché lei lo ha riferito all'udienza del 22 ottobre 99, riportato nella sentenza Piazza, diciamo, nella sentenza per l'omicidio di suo fratello. Sì. Sì, no, non lo escludo, nel senso che sicuramente aveva dei rapporti di frequentazione, conseguentemente è implicito che questi rapporti determinassero una stretta correlazione informativa. Senta, le volevo fare alcune domande su quelle che erano, diciamo, i soggetti che conosceva suo fratello. Sì. Per esempio, ecco, Ciccio Onorato... Allora, ci sono dei reperti nel processo? Sì, nel processo ci sono. Sì. La mascherina. Sì, ci sono dei reperti, sì, in tal senso ci sono dei reperti perché quando è stata avviata l'attività investigativa di Emanuele furono acquisiti tutta una serie di documenti che furono sottoposti a sequestro, tra cui c'erano le agende telefoniche e dei bigliettini da visita, per esempio. Ora, cosa è accaduto? Questi bigliettini da visita, in alcuni c'era riportato Onorato, impresa Onorato. Per esempio, la stranezza cosa fu? Quando fecero le indagini, sotto questo aspetto io entro nel merito degli aspetti legati alle indagini che riguardarono il procedimento di Emanuele. Il dottore Falcone, dopo circa... era forse il 23 gennaio, quindi la scomparsa è stata il 15 a 7 marzo, quindi poi il tempo di formalizzare la denuncia, quindi in prossimità della fine del mese di marzo, sempre il 1990, incaricò il dirigente della squadra mobile, Arnaldo La Barbera, innanzitutto di fare riferimento a tutte le persone che avessero avuto contatti, persone quindi personale di polizia che avessero avuto contatti con Emanuele come funzionari, eccetera, di essere ascoltati accuratamente. E poi invece a distanza di 3 giorni circa il commissario La Barbera, il dirigente La Barbera, trasmise direttamente, anziché quindi i verbali dell'audizione personale, i testimoni che dovevano essere sentiti accuratamente, trasmise delle relazioni di servizio, poi processualmente si accertò in dibattimento che erano state pure concordate tra gli stessi, e in più trasmetteva anche l'elenco dei nominativi telefonici, perché si ricostruivano i passaggi dell'agenda telefonica di Emanuele. Ora, la stranezza cosa fu? Che mentre chiamarono, come dire, uno può dire, c'è mezza Palermo, cioè tutte le persone che erano indicate nell'agenda telefonica, non è stato mai chiamato Francesco Onorato, nonostante Francesco Onorato peraltro non fosse un incensurato, e vi fosse l'evidenza di questi bigliettini da visita. Poi col senno del poi si accertò che Francesco Onorato era reggente della cosca di Partanna Mondello, e poi è stato direttamente responsabile della vicenda di Emanuele. Ora, la circostanza fu evidenziata anche in dibattimento. Senta, però lei vede che qui c'è gente che da ore che fa, diciamo, l'udienza tenendo la mascherina. Sì, sì. E lo so che scivola, ci stia attento, la deve tenere sul naso, perché quel microfono sarà usato da altre persone dopo di lei. No, non è un problema. Stava dicendo di Francesco Onorato che non è stato sentito, non è stato contattato. Nonostante si trattasse di un soggetto già pregiudicato. E quindi non è stato né sentito né contattato. Quando poi è stato celebrato il processo di Emanuele, quindi infatti io peraltro in quella sede fui ascoltato anche come testimone, ovviamente, eccetera. Mi fu esibito questi bigliettini da visita, perché erano stati acquisiti dal procedimento di sequestro e tutto, dove c'era riportato anche i bigliettini da visita, che riportava anche un numero di telefono che era stato corretto appena. Infatti lo stesso Onorato disse: sì, l'avevo corretto pure io, perché era accaduto che
era stato cambiato il numero di telefono, l'avevo modificato io personalmente come recapito. Quindi questa era la stranezza, nel senso che poi Onorato, ecco, nonostante vi fossero tutti questi elementi indiziari, in quel caso rimase assolutamente una posizione parallela mai approfondita. Senta, un altro soggetto che emerge dalla documentazione, che venne sequestrata suo fratello, è Genova Gaetano. Sì. Era una persona che conosceva suo fratello? Sì, sì, Gaetano Genova lo conosceva mio fratello, peraltro io sempre, perché una volta l'avevo accompagnato, perché Gaetano Genova era un vigile in servizio a Belluno e al contempo in realtà si assolveva anche la funzione di attività edile. Una volta mi ricordo che proprio lo incontrai direttamente al Pianeta Verde, quando ancora il Pianeta Verde era un impianto sportivo che era stato realizzato in prossimità di via Belgio, in via Allergia Siciliana, via Ugo Lamalfa, però non so se là di preciso si prende questo nome. E mi ricordo proprio che una volta ci andai con Emanuele e lui nel frattempo utilizzava un escavatore per spostare della terra. Gaetano Genova è anche sulla vicenda di Emanuele è rimasto sempre un'altra vicenda parallela, non furono mai le vicende direttamente processualmente avvicinate anche ad un mutista investigativo. Questo fu molto strano, considerate che Gaetano Genova scomparve alla fine di marzo 90, dopo 2 settimane circa. Quindi anche da un vista statistico c'era la coincidenza di 2 persone che si conoscevano e che scomparivano a distanza di 15 giorni circa. Poi dopo si accertò pure che, siccome Emanuele presumibilmente aveva fatto arrestare un latitante, un certo San Marco, eccetera, e questo forse si rifugiava al Pianeta Verde o avesse contatti con la famiglia di Genova, perché poi peraltro Genova a sua volta, se non sbaglio, rientrava in di una famiglia che aveva un rapporto di parentela con Tommaso Buscetta. E quindi potrebbe essere stato che la vicenda di Gaetano Genova siano state vicende parallele e comunque in realtà vicine, perché ricordo sempre quando uno dei Brusca iniziò la sua collaborazione fece riferimento che quello dei Servigli, il corpo, fece trovare dei resti di questo corpo nelle campagne di San Giuseppe Iato e fece riferimento a quello dei Servizi. In realtà non era Emanuele, perché Emanuele disgraziatamente ha seguito un'altra modalità di occultamento, mentre queste di Gaetano Genova furono trovati questi resti, e quindi dico, perché le hanno stati portati, credo, se non sbaglio, citava dallo stesso da Madonia, e quindi dico, mentre Cosa Nostra aveva questa cognizione di che li aveva collegati, perché infatti parlava dell'uno o dell'altro come se fossero la stessa persona, non le piazze e Gaetano Genova, mentre invece a mutista investigativo i processi, le vicende processuali sono rimaste assolutamente disallineate, mai allineate in tal senso. Io per esempio nell'attività poi successiva anche di ricordo, nel fatto che tutte e due non sono ricordati, ho fatto quella manifestazione della pietra in Piazza De Gasperi, ricordandoli. Piazza, capisco il momento di commozione, quindi lei si rassereni quando si sente di riprendere. Con calma, tranquillo. Sì. Ricordandoli entrambi. Quindi ha fatto questa commemorazione per sì, entrambi. Sì, sono a pietre. Cioè per suo fratello e per Gaetano Genova. Gaetano Genova, sì. Vabbè. Senta, suo fratello conosceva anche una persona che si chiamava Chiello? Sì, sì, io ricordo Chiello, Giacomo Chiello, che era un imprenditore. Io ricordo che qualche anno prima mi ricordo che avevo incontrato Gaetano Genova anche a casa sua, era nel periodo delle festività natalizie, quando si sono organizzate delle giocate a carte. Ma suo fratello non le disse mai quali erano le fonti che utilizzava e che quindi poi riferiva al Grignani? No, sotto questo aspetto no. Io vedevo che mi accadeva talvolta che per esempio talvolta mi sono recato al commissariato per esempio di Mondello per dire che mio fratello non poteva andare perché doveva fare delle attività in corso, e quindi... però certo non posso escludere, sotto questo aspetto ecco
mi limito a quello che è di mia diretta percezione, però ovviamente ritengo che tutto mi accade. Ecco, mi ricordo una volta per esempio che sotto casa in via Duca alla Verdura, di fronte al pattinaggio del giardino inglese, c'era una macchina di servizio che era assegnata, una Panda 4x4 che era assegnata al commissariato di Mondello, dove si trovavano all'interno personale che era sia il Di Blasi, che credo forse anche ci fosse anche Badagliacca, che erano in servizio presso il commissariato di Mondello in quel periodo, che attendevano, mentre Emanuele, presumo con il commissario D'Aleo, presumo anche col Grignani si trovasse tipo in altro luogo per un colloquio, un confronto, fare il punto della situazione su qualcosa. Senta, suo fratello si occupò mai dell'omicidio Agostino? Allora, sì, da quello che io so, ma questo so sempre leggendo atti processuali. Non o ne altro. Ha parlato con suo fratello? No, io mi ricordo così da un punto di vista che lui in quel periodo, perché quando c'è stato questo tragico duplice delitto, ricordo che ci furono degli incontri. Le faccio una contestazione. Sì, per sollecitare. Perché sì. Lei dice: ricordo che qualche settimana dopo il suddetto omicidio, che sarebbe Agostino, sì, Emanuele mi disse di aver avuto degli incontri presso il commissariato di PS San Lorenzo per fare il punto sulle indagini. Questo è il verbale? Il verbale, chiedo scusa, Presidente, ce ne sono solo due. Non riesco a leggere. 30 ottobre 1997. Confermo, sì. Vabbè. C'era quello che man mano. Perché poi passano gli anni, sgraziatamente, qua parliamo di vicende. 30, 31, 32 anni addietro. Poi... Comunque la confermo, quella dichiarazione resa del 97, sì, era più fresco, il ricordo. C'era un soggetto, un collega di Agostino di cui le parlò in particolare, suo fratello? No, mi ricordo che una volta mi ricordai la confidenza di mio fratello, mi diceva che in ordine al commissariato San Lorenzo, se ricordo, mi citava un nominativo, un tale Vannino, sì, che lo vedeva come soggetto poco affidabile, come che avesse un tenore di vita che al di sopra della propria posizione retributiva. E quindi lo considerava come personaggio assolutamente da... Suo fratello le ha chiesto mai, le disse mai di Contrada, Bruno? No, sotto questo aspetto lo escludo come nominativo. Sa per quale motivo suo padre chiese proprio, fece chiedere proprio, sì, a Contrada, dopo la scomparsa di suo fratello, relativamente alla scomparsa? Cioè, allora, sì. Allora, considerate che successivamente nel tempo ci sono verificate anche attività, per esempio, di telefonate. Anonime. E quindi, conseguentemente a queste indicazioni di telefonate anonime, eccetera, si alludevano tipo a rapporti di conoscenza, eccetera. Quindi presumo che sotto questo aspetto potrebbe essere stata questa la causa di collegamento per cui affinché sollecitasse in merito un'attività suppletiva, istruttoria o altro. Va bene, Presidente, non ho altre domande. Diciamo al di là, grazie, Pubblico Ministro, al di là di sue deduzioni, presumo, lei ha detto presumo, suo padre le ha mai detto specificamente per quale motivo si sarebbe rivolto, o comunque avrebbe, no, non so se direttamente o indirettamente, me lo dirà lei, al Contrada? No, allora, il motivo poteva essere, cioè, no, se glielo sì, detto, no, sono deduzioni, no, lo so, il problema è che siccome quando passa il tempo è come, la nostra mente è come un hard disk che si scrive, si sovrascrive, eccetera, poi uno in certi momenti perde il riferimento dell'autenticità del ricordo, però dico, in ogni caso la logica era quella che si conosceva il ruolo operativo di Contrada e conseguentemente poteva essere una persona che poteva avere uno spunto. Va bene, Pubblico Ministero, grazie, mi pare che ha detto che non altre domande. Le parti civili? Posso, Presidente? Prego, grazie, Avvocato Redici. Buongiorno, Avvocato. Buongiorno. Volevo un chiarimento a proposito di quello che lei ha riferito poco fa sul dottor Falcone.
sulla quel momento di attenzione del dottor Falcone. Io non ho capito, sì, quando avvenne quella circostanza che lei ha riferito prima? L'attività di delega? Sì. Ma quasi nell'immediatezza della scomparsa di Emanuele, quindi se non sbaglio il 23 o 26 marzo del 1990, perché poi io sono a copie di atti di cui dispongo. Sì, no, le ho fatto la richiesta di precisazione, sì, perché probabilmente per un lapsus lei aveva anche pronunciato il mese di gennaio e quindi volevo appunto un chiarimento. Quindi è subito dopo... E subito dopo la scomparsa di suo fratello. Sì, sì, sì. Ma io non ho capito, queste sono notizie sue o che lei ha tenuto degli atti processuali? Di atti ufficiali, di atti di indagine ufficiali, cioè io... Ma però precisiamolo quando, perché gli atti processuali, se certo, le parti avranno interesse, magari o li produrranno, credo che ci sia c'è la sentenza, già, quindi insomma... No, però dico, questa attività di indagine... preliminare proprio nell'immediatezza della scomparsa, nel senso, come attività investigativa c'era questa attività di delega. Non lo so, però lei si rende conto che è diverso, lei ovviamente qui viene per essere sentito su fatti a sua conoscenza, che li abbia, sì, letti sugli atti processuali, per carità, ha il valore che ha ovviamente. Ovviamente sono oggettivi, perché sono... Certo. Avvocato Repici. Avvocato, lei, suo padre, qualche altro... congiunto di Emanuele Piazza ha avuto contatti col dottor Falcone nella fase delle prime indagini o anche fino a quando il dottor Falcone è stato in vita? Allora, mio padre conosceva il dottore Falcone personalmente e quindi dico ci sono state, specialmente perché poi all'inizio la titolarità delle indagini era il dottore Falcone, quindi sia andando in procura si sarà sicuramente confrontato e ha trovato anche un riferimento di una persona che conosceva, di un amico che conosceva, in tal senso che poteva, sì. Infatti io ricordo per esempio quando è stata la vicenda legata alle dichiarazioni del Malpica, non è che furono dichiarazioni che furono esplicitate senza problemi, è stato perché Falcone, avendo evidenza di un rapporto di collaborazione con il SISDA, iniziò a un'attività al Ministero dell'Interno con gli uffici di riferimento, eccetera, di pressione, ascoltando man mano i vari funzionari, dirigenti, eccetera, fino a quando poi non ci fu, come dire, una sorta di ammissione, riscontro e formalizzazione di tale apporto. E questo accadde ovviamente a ottobre del 90. Sì, la mia domanda però non era per sue diciamo valutazioni in via deduttiva. Si conoscevano personalmente, si conoscevano il dottore Falcone, quindi è evidente che sicuramente sarà successo. Io le chiedo se lei ha notizia se il fatto è successo, cioè se suo padre ha parlato col dottor Falcone della scomparsa di suo fratello. No, ha parlato, questo a prescindere, perché era titolare del procedimento di indagine, quindi ci sono stati dei colloqui diretti con... Ma lei ne ha conoscenza di questi colloqui? Nel senso, gliel'ha detto suo padre, gliel'ha detto qualcun altro, oppure lei lo deduce? No, allora, siamo nel misto tra lo deduco e me l'ha detto mio padre. Ah, ecco, e quindi suo padre le ha detto di avere parlato col dottor Falcone? Sì, no, questo lo do per assodato, non so se perché me l'ha detto direttamente o per faccia concludenza, dico, di per sé, però non, cioè, lo do come dato assoluto. Se perché me l'ha detto oppure me lo ha implicitamente confermato, perché di per sé, siccome era il titolare dell'indagine, il rapporto di persone di conoscenza era compatibile con l'attività anche investigativa, che peraltro l'istruttore in quel caso era Giovanni Falcone. E allora le chiedo un'altra cosa a proposito del fatto che suo fratello si è occupato personalmente, nel senso di colloqui relativi alle indagini sull'omicidio Agostino. Lei questo lo ha già detto, ha parlato delle riunioni al commissariato Mondello. Mondello, sì, mi ricordo di queste riunioni perché lo acquisì di relato da mio fratello, però Mondello potrebbe essere anche San Lorenzo. Ora, il punto è questo, questa
circostanza che suo fratello si occupava dell'omicidio del poliziotto Agostino era nota a suo padre? Non lo so, perché io l'ho acquisito perché me lo disse mio fratello, poi non è che diventò di per sé una notizia familiare che ho circolarizzato in famiglia. Ho capito. Naturalmente lei la notizia l'aveva appresa in vita di suo fratello. Sì. Quando suo fratello scomparve, sì, questa circostanza fu rappresentata, fu conosciuta dagli investigatori? Sì, io quando fu ovviamente rappresentare agli investigatori tutto quello che poteva essere riconducibile a quello che faceva Emanuele. Quindi anche nell'immediatezza? Sì, 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 quello sicuramente. Poi ecco, sappiamo un po' come sì, sì, no, no, il taglio che hanno seguito. Poi naturalmente le valutazioni le facciamo. E, diciamo, con quali investigatori aveste rapporti diretti? Lei, suo padre, i congiunti di Emanuele Piazza nella prima fase delle indagini? Sì, allora il primo colloquio diretto fu quando abbiamo presentato la denuncia, perché andai con mio padre alla squadra mobile e c'era il dottore Arnaldo La Barbera. Poi in realtà il riferimento investigativo in tal senso era il dottore Luigi Savina. Sì. Per quanto riguarda le indagini c'era anche il dottore Longo, che poi mi ricordo che erano le stanze in, erano tre stanze sullo stesso piano, una di seguito all'altra, infatti il dottore Longo mi ricordo che era quella in fondo, l'ultima. E poi ebbi pure attività, se non sbaglio, l'ispettore Zerilli, perché poi c'erano ovviamente i dirigenti, ma c'erano poi sì. E riesce a ricordare a quale degli investigatori fu rappresentata quella circostanza dell'interesse di suo fratello sull'omicidio Agostino? No, nel senso, perché poi in realtà quando uno rappresenta è come se fosse tipo rappresenta uno che fa parte di una stessa cerchia, non si va poi a... Presumo di averlo detto. Ma sul punto ha fatto sommare informazioni al... Sì, sommare su questo punto. Cioè su questo punto ci vuole poi un verbale di sommare informazioni. Ha sommare informazioni che suo fratello era interessato all'omicidio dell'agente Agostino? Questo non lo ricordo, perché alla fin fine cosa ne ha? Che in quel contesto uno veniva, cioè uno dava la disponibilità di essere ascoltato, poi potevano pure verbalizzare o non verbalizzare o altro, diciamo che... Quindi non ricordo la tecnica, se era questa, un sì, atto, se ha formalizzato in un atto specifico questa circostanza. Però lei la ricorda e ricorda di averlo rappresentato, sì, a qualcuno. Sì, 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 non sì, ricorda chi in particolare, se non ho capito male. Sì, sì, no, quello sicuramente. Dico, non ricorda però a chi lo ha detto in particolare. No, a chi l'ha detto in particolare no. Come per esempio, sempre però di acquisizioni successive, eccetera, si accertò per esempio quando è stata della vicenda di Emanuele, che la domenica... Quindi, perché noi l'evento da parte familiare riscontrammo il tutto il sabato sera, e poi invece si accertò che la domenica Grignani, Montalbano e D'Aleo si incontrarono per prendere un caffè. Questo è un dato oggettivo che è stato acquisito, quindi, cioè nel senso che se poi alla fine l'attività che svolgeva Emanuele rientrava in attività di coordinamento con gli stessi, l'attività di Emanuele era a conoscenza, nella piena consapevolezza degli stessi, che poi se poi lo hanno rappresentato o meno poi resta un problema legato a tutta l'intera vicenda e per la piega che ha preso. Mi scusi, andiamo a un'altra questione, avvocato. Lei sa se suo fratello aveva avuto rapporti di collaborazione con Nino Agostino? Io questo non lo so, ho cercato da parte mia anche col senno del poi, perché tante volte io ho parlato tante volte col signore Vincenzo Agostino, eccetera, e quindi ho cercato tra le carte, anche quelle famose carte che erano state sequestrate da Emanuele, di vedere se, per esempio, nel controllo delle agende se ci fosse il riferimento di Agostino, però non ho trovato nessun riscontro in tal senso. Lei sa se suo padre fu sentito nel dibattimento del processo Capaci bis come testimone?
capaci Corte d'Assise di Caltanissetta. Sì. Con il presidente Antonio Balsamo. Sì. Sì, sì, perché una volta l'ho accompagnato io, poi è rimasto mio padre, sì, che fu... Quindi lei era presente? Sì, ero presente come, sì, però non ero stato citato come... Sì, sì, no, era sulla presenza. Sì, l'ho accompagnato io. Lei ha mai sentito suo padre riferire del rapporto di conoscenza effettivamente esistito fra suo fratello Emanuele e Nino Agostino? No. Va bene, un'altra cosa, suo fratello sappiamo e risulta anche da sue dichiarazioni acquisite che aveva svolto per un certo periodo servizio nella Polizia di Stato a Roma. Sì, allora, mio fratello intanto era effettivo, perché tante volte dicono tipo ausiliare, mettere effettivo, era entrato in Polizia nel gruppo Fiamme Oro di Lotta Libera. Successivamente era stato, aveva fatto anche un corso alla Basanta, era stato assegnato perché faceva parte della scorta del Presidente della Repubblica, che a suo tempo era Sandro Pertini, e poi successivamente fu assegnato alla Criminal Poll, dove là ebbe direttamente un rapporto perché il dirigente era Gianni De Gennaro. Poi dopo accadde che di colpo, da che fosse tipo sbirro convinto, se ne lasciò la polizia improvvisamente. Mio padre, ma non solo mio padre, anche Salvatore Parlagreco, che era un altro amico di famiglia, eccetera, hanno rappresentato, io questo non l'ho mai saputo direttamente, mio fratello, hanno rappresentato che gli avevano proposto di uccidere un camorrista, un certo Zazza, che poi successivamente verrà meno alla permanenza in vita, e quindi mio fratello, a causa di questa proposta scioccante, ovviamente inaccettabile, ce la lasciò la polizia. Ma suo fratello ha mai prestato servizio alla squadra mobile di Roma? Allora, lui era in servizio alla Criminal Poll, quindi... Sì, e questo l'aveva detto. Sono due reparti diversi. Sì, non lo so, io per esempio come attività che svolse so che era stato per circa, se non sbaglio, 15 giorni a tutela in una località riservata di un certo Cuba King, che fu poi un famoso... un collaboratore per il processo sui rapporti con il mondo della droga, no, per la droga, questo Cuba, chi se ricordo bene, era per una vicenda complessa di droga, anche perché lui era nella Criminal Poll, era nella sezione antidroga. Però la domanda per la verità era molto più circoscritta: se lei sa se suo fratello Emanuele avesse mai lavorato alla Criminal Poll di Roma. No, alla squadra mobile. Ah, chiedo scusa, la Criminal Poll lo sa, alla squadra mobile di Roma. No, questo no, cioè, questo poi è così. Lei ha mai saputo se suo fratello ha mai avuto rapporti col dottor Luigi De Sena? Luigi De Sena è un nominativo che mi viene in mente, perché poi il dottore Luigi De Sena, e l'abbiamo anche ascoltato poi nel processo anche di Emanuele, sì, perché Luigi De Sena telefonava anche nell'ultima fase di Emanuele, ogni tanto arrivava qualche telefonata a Stracavallo, nella casa di villeggiatura di Stracavallo, arrivava qualche telefonata, sono il dottore De Sena, e quindi sì. Ma lei sa quando erano cominciati i rapporti fra suo fratello e il dottor De Sena? Allora, con precisione, io, perché qua vado sempre su presunzioni, però credo che ovviamente questo rapporto con De Sena fosse nato ai tempi quando Emanuele era stato in polizia a Roma. E su quale elemento di fatto fonda questa sua deduzione? Perché mi ricordo, cioè il nominativo non diventò un nominativo nuovo quando accadeva che chiamasse a casa nell'89-90. Quindi era un nominativo che lei aveva già sentito? Che avevo già sentito in precedenza. Ho capito. Però ecco, per esempio, questo, perché tante volte l'ho detto anche in trasmissioni pubbliche eccetera, Emanuele nei confronti del dottore De Gennaro non aveva un sentimento assolutamente positivo, aveva un sentimento di delusione, rabbia eccetera, quindi per esempio se lui è andato via dalla polizia mentre non aveva un rapporto con il dottore De Gennaro
idilliaco, anzi all'opposto del rapporto idilliaco, è altamente probabile che lo avesse con il dottore De Sena, positivo ovviamente. Senta, con suo fratello le è capitato mai di parlare dell'attentato al dottor Falcone alla Daura? No, cioè, su questo aspetto non ricordo nulla di particolare, perché in famiglia c'è stato mio fratello una volta che disse qualcosa, che aveva sentito una dichiarazione di Emanuele. Io sotto questo aspetto, col tutto che avevo un rapporto assiduo con Emanuele, mi ricordo forse di averlo accompagnato anche in località tipo Mondello talvolta o altro, però non ricordo, anche perché poi siccome su questi aspetti c'è sempre stata anche, come dire, un'attività di ricostruzione, di narrazione eccetera, la mente trova problemi per riuscire a mettere a fuoco questi passaggi, quindi sono sotto questo aspetto sono dichiarato prima qualcosa in precedenza, nel caso la confermerei, perché sicuramente più tempo passa, più queste varie vicende si sovrappongono, si sovrascrivono, e conseguentemente uno perde un poco il riferimento di quello che vuole ricordare. Questo lo capisco. Comunque le sue dichiarazioni sono state acquisite, quindi non c'è neanche bisogno eventualmente di sollecitarle l'eventuale ricordo. Un'ultima cosa, lei poco fa ha fatto il nome di tale Salvatore Parla Greco. Sì. Può spiegare chi fosse e che rapporti aveste voi con lui? Allora, Salvatore Parla Greco è un amico di famiglia, è direttore delle cronache parlamentari dell'Assemblea regionale, giornalista, e una volta, peraltro, queste dichiarazioni lui le rese anche nella trasmissione di Rai 3 A Chi L'Ha Visto. Una trasmissione fu sollecitata dalla famiglia di Nino Agostino. Infatti noi non intervenimmo in trasmissione, e solo telefonicamente credo mio padre, però c'era un'intervista, un'intervista fatta a Toto Parla Greco, che parlava di Emanuele e che aspetti questa intervista un attimo, perché c'è stato su A Chi L'Ha Visto sicuramente, quindi forse ci fu una telefonata. No, non è l'intervista, credo che o in questa intervista o in un'intervista di Sandro Provisionato sul canale 5. Sì. Che fu fatta qualche anno dopo, che evidenziava questo aspetto legato a quello che dicevo in precedenza. A quale aspetto? Sì, perché un po' così, lei un po' ha la tendenza, la domanda poi era molto, no, nel senso effettivamente non si capisce adesso a quale aspetto, non credo che l'avvocato le abbia chiesto in quali circostanze il signor Parla Greco sia stato intervistato. Anziché, la domanda era molto più semplicemente di spiegare chi fosse, perché lei ha fatto riferimento era il dottor Parla Greco, i rapporti della sua famiglia, e chi fosse Salvatore. Era una persona che conosceva bene Emanuele, pure perché dopo che Emanuele era, comunque l'ha detto, giornalista sì, poi peraltro era stato nominato nel Partito Socialista, era il segretario provinciale del Partito Socialista, e Emanuele quando tornò da Roma ebbe rapporti di stretta collaborazione con l'amico Salvatore Parla Greco, infatti era a conoscenza di aspetti di Emanuele proprio perché c'è stato questo rapporto stretto di conoscenza e collaborazione. Vabbè.